Ho letto in questi giorni De Profundis di Oscar Wilde, è una raccolta di suoi aforismi sulle donne. Ho riletto i suoi racconti, chiamiamoli così, non so come chiamarli, sono un po' a metà tra le fiabe, le favole e i racconti per adulti. Ma chiamiamoli racconti, insomma, ho letto la gran parte dei suoi racconti, anche perché quelli che ho letto in precedenza, Non stati con la Weber, Non stati male, erano una cosa da rifare. Rileggendoli, cosa ho notato? Che alcuni racconti sono veramente commoventi, pur essendo interpretati da personaggi che sono chiaramente irreali, insomma, no? Quindi non c'è quasi neanche la verosimiglianza. E allora mi chiedevo perché ci si commuove a leggere questi racconti, soprattutto alcuni. L'usignolo e la rosa, il principe Felice, ma anche gli altri. Cos'hanno? A parte il linguaggio, che è un linguaggio poetico, ricco di immagini, ovviamente metaforico, ricorda quasi alcuni passi, insomma, in alcuni momenti ti sembra quasi di entrare nel linguaggio del Cantico dei Cantici, della Bibbia. E quindi questa bellezza legata all'espressione, legata alla forma. Ma poi, secondo me, quello che commuove non è la forma, è il contenuto. D'altronde, per Oscar Wilde l'arte era proprio questa, insomma, no? Era la giusta corrispondenza tra ciò che si sente e ciò che si vede nelle cose. Ciò che si vede esprime esattamente ciò che è. La domanda è perché ci si commuove. A un certo punto ti accorgi che ti commuovi di fronte a una storia che capisci che è realmente inventata, insomma, no? Allora la risposta che mi do è quella che i temi, che gli elementi che si colgono in questa storia sono degli elementi profondi, che ci toccano in profondità, cioè che lui riesce ad individuare quali sono quelle cose che sono dentro di noi e che muovono i nostri affetti più profondi, i nostri affetti di uomini in questo caso, che vengono spesso poi delegati per essere interpretati agli animali o a cose. Quali sono? Due fondamentalmente, il dolore e l'amore. Amore e dolore che spesso vanno insieme, non spesso, quasi sempre, insomma, no, non c'è l'uno senza l'altro. E quindi riflettevo sulla natura. Ci aiuta a capire la natura, come lui concepisce poi il dolore, la lettura del De Profundis, no? Che è quasi un'apologia del dolore, di come lui, attraverso il dolore della sua prigionia, l'elaborazione di questo dolore, abbia capito che è un'esperienza fondamentale, un'esperienza che accomuna gli uomini e che li rende fratelli, che li rende partecipi l'uno dell'altro. E questo in qualche modo si lega poi all'amore. E quando questo succede, la forma che ne risulta, quello che si vede, diciamo così, è l'esperienza dell'arte, dell'opera d'arte, che lui vede poi, diciamo, incarnata, e qui è bellissimo l'analisi che lui fa della figura di Cristo, vede incarnata nella figura di Cristo, che è quasi un la cui vita è una sublime opera d'arte, diciamo così, che non ha quasi eguali per lui. Ritornando a questi racconti, secondo me c'è un'unità che li lega. Nel senso che vedono questi due elementi, li analizzano, l'amore e il dolore,
e il loro legame, come questi due affetti, come questi due elementi si interagiscono tra loro, li vede in momenti diversi, sotto sfaccettature diverse, come se li analizzasse da ottiche, da punti di vista diversi, ma il soggetto, quello che c'è sotto la lente del microscopio, è sempre la stessa cosa. Sarò breve, perché mi piacerebbe poi che questo servisse da spunto per una riflessione, per dei commenti, insomma, per capire anche cosa voi ne pensate, come li sentite questi racconti. L'usignolo e la rosa. È un po' il sacrificio che questo animale, che questo usignolo, fa di se stesso pur di dare un elemento che sia utile allo studente, alla persona alla quale lui vuol fare del bene, l'usignolo, insomma, vuol rendergli possibile quell'amore che altrimenti gli sarebbe stato negato, oppure quella ricerca di quell'amore, quel tentativo di amore a cui lo studente aspirava. Quindi, senza che lo studente sappia niente, no? Lui sacrifica la sua vita per procurargli quella rosa, perché quella rosa potrà nascere soltanto dal suo sangue, dal sacrificio che lui farà della sua vita per poter far sgorgare questo sangue dal cuore e quindi rendere possibile che si formi questa rosa, che una volta che lo studente si troverà tra le mani, però, e che avrebbe dovuto servire a rendergli possibile conoscere quella donna, quella ragazza, poi in realtà non sarà apprezzata, verrà buttata via, sarà calpestata. Quindi, amore, quell'amore che non è conosciuto, non è dichiarato, è quel sentimento che lavora dietro le cose e che rende possibili le cose. Riconoscere che dietro le nostre aspirazioni, dietro la realizzazione che noi cerchiamo di fare di noi stessi e della quale spesso ci sentiamo artefici, ci sentiamo autosufficienti, in realtà c'è sempre il sacrificio, c'è spesso il sacrificio di qualcuno che lavora di nascosto, che fa di nascosto, che soffre di nascosto per renderci possibile quello che noi crediamo, siamo noi a fare, siamo noi a volere, siamo noi a realizzare. Quello che realizziamo spesso è il frutto di un sacrificio ad altri, in questo caso dell'usignolo, che ci dà la possibilità, ci mette in mano lo strumento. Dopodiché questo strumento può essere non valorizzato, insomma, no? Chi poi lo deve usare, lo usa, ma poi viene raccolto male, viene buttato via. Quindi questo sacrificio che comporta la morte è sprecato, inutile. E allora viene da chiedersi, è ingratitudine? No, non è ingratitudine perché lo studente non sa. Non sa che l'usignolo ha fatto questo sacrificio, non è consapevole. È quasi la non volontà, oppure la rimozione che noi facciamo di sapere, di voler sapere cosa c'è dietro quello che noi facciamo, quello che noi agiamo durante la nostra vita. Non lo sappiamo, per cui non possiamo parlare di ingratitudine in questo caso, perché non, lo studente non sapeva quello che stava facendo, quello che ha fatto l'usignolo. È l'inconsapevolezza che a volte è colpevole, nel senso che a volte non sapere, non porsi il problema, non voler sapere può essere altrettanto colpevole, insomma, no? Cioè non rendersi conto, non rimozione, ma spesso noi viviamo di rimozioni, insomma, no? Non voler sapere. Mangiamo la carne, che è il sacrificio degli animali, e non vogliamo sapere, non vogliamo vedere il mattatoio dove questo succede, dove la carne viene prodotta, dove prendere la carne vuol dire dare la morte.
mangiamo la carne e basta, preferiamo vedere la carne confezionata, insomma, no, ci toglie il disagio di sapere cosa c'è dietro, il dolore, il sacrificio che questa carne è costata. Ma c'è anche lo spreco in questo racconto, no? Lo spreco del sacrificio, di quello che è costato il sacrificio, no? La consolazione sarebbe quella di vedere che l'usignolo si dà la sua vita, ma poi, come dire, lo studente realizza il suo sogno d'amore. E invece no, invece è da un po', non so, mi viene in mente la guerra, no? Il soldato che va in guerra pieno di ideali, che sacrifica la sua vita nel sogno di fare del bene per tutti. E poi in realtà quello che succede dopo non è che il venir meno di questi ideali, insomma. È l'errore di valutazione, insomma, no? Che la guerra possa dare la felicità. Ma intanto molti che non l'hanno voluta e ci sono andati anche per forza sono morti e il loro sacrificio non viene raccolto. E poi questo per l'usignolo e la rosa. Il principe felice anche, no? Mostra un altro aspetto di questo rapporto tra amore e dolore, no? In questo caso è il monumento che il principe, insomma, in questo piedistallo, il monumento del principe, che comunque agli occhi guarda quello che succede nel mondo e vede momenti di infelicità, momenti di sofferenza, momenti in cui persone vorrebbero qualcosa, ma gli manca per realizzare questo qualcosa quello che lui potrebbe dargli, potrebbe fornirgli. E per fornirgli questo, lui si toglie parti di sé un po' alla volta, si toglie le parti più preziose, insomma, no? Che costituivano il suo monumento. Lui. Essere freddo, no? Un monumento, niente di più rigido che un monumento di pietra, no? La mitologia è, no, l'eroe quando usciva e veniva punito perché magari aveva raggiunto gli inferi, veniva trasformato in pietra, monumento. Ecco, questo monumento che è dotato di cose preziose che lui non adopera, non gli servono, gli servono soltanto per essere ammirato. Se ne priva, si priva della perla, si priva degli occhi, si priva un po' alla volta, si priva anche delle scaglie d'oro che lo rivestono e quindi si spoglia completamente di qualsiasi orpello, gli rimane solo il cuore. Però il monumento è una cosa ferma, quindi non può recare a chi ne ha bisogno, o secondo lui ne ha bisogno, però è capace di guardare, no? È capace di vedere il monumento, quello che è la sofferenza che ha intorno, la sofferenza che deriva dalla incapacità di realizzare il proprio desiderio. E allora si chiede aiuto alla rondine, insomma, no? La quale rondine deve partire, deve viaggiare perché altrimenti muore se non va nei paesi caldi, no? E questa rondine. Un po' alla volta, la prima volta lo accontenta, la seconda anche, e la terza non sa dire di no, insomma, finché ritarda tanto il suo viaggio che anche lei si sacrifica. E quindi questo sacrificio di tutti e due, la rondine che muore proprio per aver ritardato per il suo viaggio, e il piccolo principe che rimane solo cuore, insomma, no. L'unica cosa che, dopo essersi spogliato di tutto, quello che rimane è il cuore. E anche qua, insomma, no? Significato. E sempre all'interno di questo nucleo ci sono anche gli altri racconti. Il gigante egoista che vuole tutto per sé, vuole il suo giardino fiorito solo per sé, non vuole i bambini che ci giochino. Però si accorge che quando si rinchiude nel suo egoismo, quando manca la sua capacità di amore, quando pensa solo a se stesso e al suo giardino, questo giardino inaridisce.
anzi gela, insomma, viene sferzato dai venti, non fiorisce, non c'è più primavera, non c'è più vita e la vita la ritroverà soltanto quando si accorgerà che i bambini sono entrati e nel momento in cui rientrano i bambini da un buco che si sono fatti, questa vita comincia a rifiorire, gli alberi cominciano a rivivere, la primavera ritorna. Ci sarà solo un bambino che non riuscirà, troppo piccolo, per uscire da solo a giocare. Insomma, e qui il gigante sarà in grado di aiutare, cioè di entrare in empatia con questo bambino e di aiutarlo a salire su quell'albero in cui non riusciva a salire. Quindi riuscirà a creare anche un rapporto umano tra lui, gigante, questo essere che sembra non avere bisogno di nessuno, e il piccolo bambino. E nel momento in cui il piccolo bambino, lui si avvicina al piccolo bambino e lo vede, si accorgerà che questo bambino è un bambino particolare. Lascio a voi poi constatarlo nella lettura della fiaba, del racconto. E poi, quindi, un altro aspetto dell'amore, insomma, no? Che valuta un po' come l'egoismo, da questo punto di vista, la chiusura rispetto all'amore, provoca il dolore negli altri, nei bambini che non riescono più a giocare in quel giardino, insomma, no? È indirettamente frutto di dolore. Quindi non ci si può isolare dagli altri. E quindi anche qui un legame tra il dolore e l'amore. La mancanza d'amore provoca dolore. L'amore è sempre inteso non tanto come quel rapporto, ma come un qualcosa che lega gli esseri umani tra di loro, insomma, non tanto come l'amore romantico tra un uomo e una donna. Il razzo eccezionale, per esempio, il razzo. Anche qua c'è un matrimonio, principe e principessa, insomma, sempre i soliti personaggi, no? E qua vediamo i fuochi d'artificio, no? Che dovrebbero essere sparati ed esaltare questa festa, no? E questi fuochi d'artificio che si parlano tra loro. Sotto sotto però viene da pensare, no? Come questi fuochi d'artificio siano esaltati nel rendere bella questa festa, insomma, no? Però in realtà loro nel momento in cui scoppiano, in cui si produrranno il massimo del loro effetto, in realtà sono destinati al sacrificio. Nel momento in cui scoppiano, moriranno, non ci saranno più, finiranno. Ma quello che ci fa vedere la storia, al di là di questo aspetto, è bello sentir parlare questi fuochi, no, tra di loro, come coi vari caratteri. Sarà quello di questo, della superbia, no, del razzo eccezionale, di quello che si sente differente, che si sente migliore di tutti gli altri, che vuole essere rispettato, che vuole essere diverso. Questo voler essere a tutti i costi diverso. Quindi questo proclamare la sua diversità, la sua superiorità, ovviamente, no? Come in questo atteggiamento poi ci sia l'isolamento, no? E ci sia anche il venir meno della potenzialità. Questo razzo così eccezionale, così superbo, così vanitoso, che crede che vuole essere così rispettato, che non è capace di guardare gli altri, quelli che vivono la sua situazione, insomma, no? I suoi compagni. Che aspira ad altro, ma che anche lui ha come destino di essere eventualmente sparato e di finire in quel momento. Beh, questo razzo in realtà finisce col non essere capace nemmeno di produrre o di realizzare la sua potenzialità, insomma, di fare quello per cui è stato fatto. Finirà male, finirà bruciato dai ragazzini come un normale pezzo di legno, insomma, no? E non succederà niente. Quindi l'inutilità anche di qualsiasi atteggiamento di vanità, di superiorità, insomma, se non c'è amore, se non c'è condivisione, se non c'è
se non c'è relazione, insomma, tra coloro con cui si vive o si condivide la sorte, poco succede anche di noi, no? E l'altro racconto vede sempre questo rapporto tra amore e dolore, amore e dolore nel prospettare un tipo particolare di amicizia, no? Il racconto si intitola L'amico devoto, no? Questi due amici, uno che proclama, che esalta l'amicizia, ma che in realtà la vive solo mentalmente idealizzata, ma idealizzata ai propri scopi, un'amicizia egoistica, no? Razionalizza e sfrutta i vantaggi dell'amicizia senza niente dare. E l'altro che invece è il piccolo Hooks che vive l'amicizia con il cuore, che non pensa a sfruttare l'amicizia, insomma, che dona tutto quello che ha, che è sempre disponibile, che sacrifica se stesso in favore dell'amico e non si pone neanche il problema, insomma, no? Del dare, dell'avere, di quanto. Uno misura, no? Questa mentalità calcolante, no? L'amicizia è un calcolo e su questo calcolo, diciamo, viene confortato dalla moglie, cioè tutti gli danno ragione, insomma, no? Mentre l'altro non calcola, agisce col cuore e c'è questo progressivo sfruttamento da parte di chi calcola rispetto a quello che è sempre disposto a donare, finché quello che è sempre disposto a donare, diciamo così, sacrifica anche la sua vita in favore dell'amicizia, cioè nel fare quello che l'amico gli chiede. E glielo chiede sempre, l'amico glielo chiede sempre in favore di un dono che porta sempre come qualcosa per cui vorrebbe essere ricambiato, ma questo dono non l'ha mai fatto, no? E questo dono in realtà era la cosa più inutile che aveva. Bene, quindi il contrasto tra, anche qua, amore e dolore, no? L'amore. L'amicizia vista come dono d'amore, cioè disponibilità assoluta di se stesso, di tutto quello che si ha, no? Del proprio tempo, dei propri averi, delle proprie, così, in favore dell'amico, tanto da sacrificargli anche la vita, no? E l'altro, l'ingratitudine, no? Il non voler capire, cioè razionalizzare a proprio vantaggio, no? L'egoismo, l'ingratitudine, lo sfruttamento dell'amicizia, il non entrare in questa dimensione del dare, cioè il dare senza contropartita, insomma, no? Il dare anche senza visibilità, insomma, il dare stando dietro, senza farsi vedere, come faceva l'usignolo. E ancora un altro aspetto, insomma, no, con cui vedere questa cosa. Nel piccolo re osserviamo come questo personaggio, che deve essere incoronato, ma che proviene da una vita di pastore, perché prima di essere principe era stato adottato da un pastore, viveva in maniera. Ma che però ha un gusto molto estetico molto spiccato, lui ama la bellezza. Ama la bellezza in modo tale quasi da innamorarsi di una statua, di qualcosa di morto, insomma, ma quindi la sua incoronazione dovrà essere poi fatta in una veste regale, una veste tessuta con fili d'oro, con perle, rubini, eccetera, eccetera, no? Dovrà essere di uno sfarzo enorme. L'importanza, insomma, no? Dell'estetica, della bellezza per questo giovane re, ragazzo che deve essere incoronato re, però prima dell'incoronazione farà dei sogni. Sogni, insomma, no? Viene in mente quasi qualcosa di psicanalitico che viene rivelato, che gli si rivela nel sogno. E nel sogno cosa sognerà? Sognerà la fatica che fanno e il dolore che costano i suoi gioielli, che costa il suo sfarzo. Il dolore che costa ai tessitori tessere il suo manto d'oro, ai pescatori di perle, recuperare le perle,
moriranno per andare giù sott'acqua a pescare le perle più belle. Il dolore dei minatori che dovranno scavare e trovare i rubini che incoroneranno, che formeranno la sua corona, o che so io. E quindi prenderà coscienza in questo caso, no? Del dolore che costerà ad altri rendergli possibile quello che dovrà succedere, la sua incoronazione, e quindi l'essere riconosciuto poi anche re attraverso il suo manto regale, attraverso il suo vestire regale. Allora proverà a rinunciare a questo manto, a questi paramenti, però si accorgerà che non verrà riconosciuto nel momento in cui non avrà i paramenti del re. E allora si porrà il problema, insomma, si porrà il problema di rinunciare. Se la propria rinuncia ai paramenti, ai vestiti, potrà risparmiare effettivamente quel dolore che c'è nel mondo di cui lui ha preso coscienza attraverso questi sogni, no? Di quello che costa di dolore nel mondo, la sua persona in questo caso. E se lui rinuncia a questo, però si accorge che non basta. E qui si porrà un altro problema, insomma, che non è risolto poi in realtà, di quanto individualmente ci si può porre sulle spalle il dolore del mondo e di quanto c'è di dolore nel mondo, che noi anche con il nostro, diciamo, con la nostra rinuncia non possiamo evitare. E gli faranno notare, insomma, no, di come non viene incoronato, ma per essere incoronato ha bisogno dei simboli del potere, della regalità. Ecco, se lui rinuncia a questo, rischierà quasi di essere ucciso, perché in realtà c'è bisogno di un re che dimostri di essere re, che sia in grado di comandare, che sia visto come un re, e che se anche lui rinuncerà a questo, però non riuscirà ad evitare il dolore del mondo. Insomma, non basta nella storia rinunciare, la rinuncia personale, caricarsi sulle proprie spalle il dolore del mondo. È troppo grande, non lo riusciamo a sopportare. E quindi rimane aperta questa questione, no? Il dolore del mondo che c'è, che noi in qualche modo contribuiamo a far resistere, far durare la nostra mancanza di amore, la nostra mancanza di comprensione, la nostra incoscienza di questo dolore, oppure la nostra ingratitudine accentua questo dolore, però non basta per evitarlo. E poi, insomma, Oscar Wilde ci racconta nel De Profundis anche come lui è arrivato al dolore e come ne ha fatto del dolore un elemento anche di redenzione, insomma, come è riuscito a non piangersi sopra del proprio dolore, ma anzi a farne diventare un valore, un elemento di comprensione più grande, più profondo del mondo. E allora, secondo me, questi sono temi importanti, sono temi che viviamo sempre, no? È il tema poi del fatto che nessuno di noi si è fatto da solo, si fa da solo. Quindi è il termine del riconoscimento che non siamo soli al mondo e che abbiamo sempre bisogno di qualcuno, che lo riconosciamo o no. No, è il tema della paternità, non veniamo da qualche parte e qualcun altro, e abbiamo un debito di gratitudine sempre nei confronti di qualcun altro. E spesso questo debito di gratitudine non viene riconosciuto, viene rimosso. E quindi c'è sempre qualcuno che lavora dietro di noi per rendere possibile quello che noi vogliamo fare e per il quale magari ci sentiamo bravi, ci sentiamo gratificati perché pensiamo che tutto quello che abbiamo fatto siamo stati noi a costruirlo, e invece no, invece c'è sempre stato qualcun altro che ha lavorato dietro, alle spalle, senza visibilità, che magari ha
ha sacrificato molto, addirittura la vita in molti casi, no? E quindi spesso le disuguaglianze, no? Questo sacrificio ne parla poi nel piccolo re, ne parla come anche il lavoro, no? Sia una specie di schiavitù volontaria. Qua ci sarebbe anche molto da dire, ma insomma, non possiamo divagare troppo. Però questi valori, soprattutto due, non possiamo cercarne troppi, sono quelli che indagati, e poi descritti, insomma, come Oscar Wilde li sa descrivere in questi racconti, danno un tono di profondità, insomma, un tono che va oltre il clima della semplice fiaba. O della semplice favola, no? Personaggi a volte sono più da favola che da fiaba, animali che parlano. Chiamiamoli racconti comunque. E quindi forse in questo sta la loro capacità di commuovere, la capacità che hanno di richiamare in noi dei sentimenti che molto spesso abbiamo rimossi perché ci fanno stare male, perché in realtà sentiamo di essere stati ingrati, irriconoscenti verso qualcuno, che insomma, che ci fa vivere più tranquilli, non pensare alle cose, non pensare a quello che ci sta dietro alla nostra vita, al nostro benessere quotidiano. Oppure perché abbiamo in realtà sofferto della stessa ingratitudine o della stessa cosa quando abbiamo fatto per altri qualcosa che poi non ci è stato riconosciuto, che poi ci siamo stati negati o ci è mancato. Ecco, allora tutto questo secondo me è in grado di produrre quella commozione che io penso di provare, che forse anche qualcuno di voi, forse i più sensibili, proveranno ascoltando questi racconti. Ascoltando questi racconti. Un saluto.